grazie di essere con noi. Buonasera a voi, grazie a voi. Ecco, volevamo ampliare quest'ansia che abbiamo appena ricevuto, queste dichiarazioni che riguardano, che sono fresche fresche, perché riguardano l'incontro di oggi pomeriggio. Sì, tutto il giorno, la Commissione antimafia ha lavorato tutto il giorno, abbiamo fatto alcune verifiche rispetto al funzionamento delle misure per impedire le infiltrazioni mafiose in Expo, e avendo ottime risultanze, ottimi riscontri, nel senso che ci sembra che abbia funzionato ciò che è stato messo in campo per impedire le infiltrazioni mafiose. Abbiamo ascoltato il procuratore della Repubblica Bruzzi Liberati e la Boccassini rispetto alle recenti inchieste. Agli arresti anche, certo. Sì, del Comasco, e poi abbiamo fatto un punto sulla vicenda delle case popolari con l'obiettivo non tanto di ridiscutere di sgomberi e abusivismo in generale, ma quanto di accendere i riflettori su un fenomeno che è quello della criminalità in molti quartieri popolari, che non solo spesso gestisce i racket delle occupazioni abusive, ma comunque crea problemi ai cittadini onesti, perché porta illegalità, portano intimidazioni, rendono meno libera la vita in alcuni quartieri, si formano zone franche in cui chi ci vive si sente abbandonato, e forse su questo bisogna accendere un riflettore. Oggi abbiamo cercato di farlo, sapendo che dove ci sono i racket e situazioni di questo tipo è anche possibile che attecchisca la criminalità organizzata. Certo, io ringrazio, perché comunque in questa attenta fotografia mi sembra di aver letto anche delle note di soddisfazione e positive, questo insomma ci fa piacere. Ma guardi, su Expo sicuramente, sì. Il fatto che oggi siamo di fronte a 64 interdittive, cioè 64 società che grazie ai protocolli che abbiamo costruito, agli accessi ai cantieri, alle verifiche, sono state interdette perché in odore di criminalità organizzata, vuol dire che i filtri e le misure che sono state messe in campo hanno funzionato, e oggi abbiamo un patrimonio che può essere utilizzato tante altre opere in futuro per impedire che la criminalità organizzata aggredisca gli appalti pubblici. Grazie, grazie dottore Mirabelli, buon lavoro, alla prossima, grazie, buon lavoro. Salve.